tutti, siamo nella mia cucina. Questa è la pappa di avena, 50 grammi di avena piccoli cotti in latte di mandorla e un pochino di acqua. E poi ho aggiunto 15 grammi di proteine della Quest, che sono queste, proteine della Quest. E ho aggiunto due noci, ora metto le albicocche di cibo crudo e cannella a profusione. Ho bevuto già un bicchierone d'acqua e questo è il pranzo. Pasta integrale con ricotta, cavolo e una banana. Eccoci qua, sono le 5 e mezza di pomeriggio. Io mi sono fatto una tazza di caffè perché stasera sono a cena fuori e quindi non l'ho preso dopo pranzo. Qualche parola sui prodotti che sto utilizzando ultimamente. Ultimamente sono riuscita a provare il brand Ringana austriaco. Cosmetici 100% naturali a breve scadenza, loro dicono freschi, a breve scadenza un 6 mesi massimo e 3-4 settimane dall'apertura. Vedete a spruzzo, a spray il deodorante e poi l'olio per i denti, due prodotti che mi sono piaciuti molto. Non mi piace però il sistema di ringana di vendita tramite le presentatrici, mi piace andare direttamente al sito. Sì, forse poi il sito dirotta da presentatrici, questo io non lo so. E comunque, insomma, questa è semplicemente una mia opinione. E lo spray deodorante molto delicato e utile. L'olio per i denti, voi lo sapete, è una pratica ayurvedica, quella di lavarsi la bocca con l'olio. Quest'olio comprende anche xilitolo, quindi non è unto, non necessita di un risciacquo con sale o risciacqui approfonditi, quindi è fatto in modo un pochino più commerciale, mettibile e mi è piaciuto molto. Poi ci sono i prodotti della mia adorata olfattiva, cioè Samadhi, un profumo unisex con incenso, mirra e arancio e cedro atlantico che nella nostra famiglia, nella nostra casa si usa da anni. Poi c'è rosa damascena che ho usato Natale scorso per finire un lavoro. Ho lavorato a casa molto anche di sera. E poi tufo a Calasabina in confezione mini, l'ho già ricomprato. In confezione grande l'ho già quasi finito. Un profumo mediterraneo con rosmarino agrumato, frizzante, bellissimo da mettersi al mattino, ti dà proprio lo sprint. E poi questo è il mio desiderata per il compleanno che è Bonita con gelsomino, arancio e bergamotto e benzoino se non erro. Bonita mi fa impazzire veramente. E tra pochi giorni compio 40 anni e l'ho un po' chiesto a tutti, quindi spero che mi arriverà. Allora, poi dietro vedete una confezione di Rasol della Tea Natura quasi finito. Poi qui c'è un prodotto di farmacia, della farmacia Tonolli di Rapallo, che è un latte detergente certificato bio e la certificazione, attenzione, attenzione, niente popà di meno che BDH. Mi è piaciuto, non toglie il trucco più ostinato waterproof, quindi bisogna fare un po' attenzione. Però per la detersione quotidiana va benissimo. Poi questo è il campioncino della crema Posidonia rimodellante, io non l'ho comprata per questo, ma quindi non so se sia rimodellante, l'ho comprata perché termoattiva, scalda la pelle, riattiva un po', secondo me, il muscolo dolorante e quindi la sto ancora usando e sono già alla seconda, terza confezione maxi, quindi. Poi un olio per il viso Caudalie, ma la luce è pessima. Ecco, un olio viso Caudalie, quello anti-rughe, qua c'è scritto, vabbè, non lo so se sia anti-rughe, comunque un olio 100% naturale, non tutti i prodotti Caudalie sono 100% naturali, l'ho messo, mi è piaciuto. E poi c'è questo siero di Antipod che sto provando adesso perché era in sconto su Ecoverde, mi piace moltissimo, a base di antiossidanti, un liquido marrone che si assorbe subito, acquoso. Mi piace. Quando ho finito la confezione farò una recensione più approfondita. Thalassotherapy, questi scrub sono belli se uno non ha tempo di farseli da solo con sale o zucchero e oli essenziali, ma ormai vengono venduti solo in confezioni mini, quindi secondo me non valgono il prezzo. Poi ci sono, no, non cadere, ci sono due cose della 100% Pure, il blush e lip tint che mi è scaduto, ma che mi piaceva tantissimo e quindi l'ho ricomprato in un altro colore. E poi questo ombretto che si chiama Maui, che però che azzurri e verdi è un marrone rossiccio bellissimo in crema,
che anche questo mi è scaduto perché l'ho tenuto per tantissimi mesi aperto, ma mi è piaciuto veramente molto. E poi c'è un olio essenziale al sandalo con cui avevo fatto una preparazione per un amico circa un anno fa. E il sandalo è un albero in via di estinzione, il sandalo indiano, per cui è un po' difficile reperirlo. La quantità di quest'olio era bassa. Spero che questo profumo sia stato apprezzato e comunque l'ho fatto con amore, quindi. E poi ci sono due prodotti di Roche-Posay che ho inserito anche se non sono naturali. Questo è uno struccante in fialette, molto delicato, senza conservanti e senza PEG, però forse con qualche silicone mi sembra. Le fialette sono comode da portarsi in giro ed è assolutamente anti-allergie, molto delicato, quindi l'ho usato sia per gli occhi che per il viso. E poi questa crema che mi ha dato la dermatologa Tolerian Ultra, che mi è piaciuta molto. Sono andata dalla dermatologa non perché avessi problemi di pelle, ma perché mi è stato regalato un trattamento di cui vi parlerò. Crema con siliconi, non 100% naturale, che però mi sono messa qualche volta per provarla. È molto delicata e efficace per chi avesse allergie in corso. Adesso mi bevo il mio caffè e poi ci vediamo alla prossima. Ciao!